viene lanciato da un recupero di Briaschi. Gasparini punta Galante, lo salta ed è calcio di rigore. Fallo di Galante su Gasparini al 23esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Grande euforia del pubblico vicente. Rivediamo ancora l'azione. Gasparini e il fallo di Galante che gli si oppone, saltato nel dribbling. Intanto intervengono le forze dell'ordine nella gradinata, dove ci sono un centinaio di tifosi empolesi. Capitano Lopez contro il portiere Calattini. Momenti indubbiamente importanti. I carabinieri tengono a bada i tifosi vicentini. Parte Gio, parte il tiro di Lopez, gol! Ma l'arbitro probabilmente fa ripetere il calcio di rigore, vediamo. L'arbitro fa ripetere il calcio di rigore. L'arbitro fa ripetere il calcio di rigore probabilmente perché Lopez ha interrotto la sua corsa. L'agonia per il capitano si protrae, è una responsabilità di quelle pesantissime, per lo più pacifici, fa ripetere il rigore, parte ancora Lopez, il suo tiro, gol di Gio Lopez, grande freddezza, grande capitano Gio Lopez. Rivediamolo, la rincorsa questa volta è ininterrotta, cambia il passo e mette palla dalla parte opposta di come aveva battuto in precedenza, in gol il capitano Lopez, mentre dalle carbonare invita la calma ora ai suoi. Gol di Lopez, il rigore al 23esimo, il gol al 26esimo. Di Di Carlo, giocata splendida per D'Ignazio che deve ora involarsi solo verso la porta. D'Ignazio, pallonetto, gol, gol D'Ignazio che scoppia in lacrime. Straordinaria esecuzione di Gilberto D'Ignazio, esplode, rivediamo tutto. Accademia, palla che Di Carlo serve per D'Ignazio che inventa un'impresa balistica straordinaria, alza palla sopra Calattini sulla traversa e poi in fondo al gol. 2-0 il pubblico è tutto in piedi e Vicenza corre per il Romeo Menti come da tanti anni non si sentiva. Straordinaria esecuzione di Gilberto D'Ignazio, mentre ancora lui, Mimmo Di Carlo, inaffondabile. C'è fallo su Briaschi, deve stare a ragionare ora il Vicenza. Mastrantonio, fallo su Briaschi. Pellegrini, Fanesi, attaccato da Briaschi che gli scardina la palla, va Mastrantonio, c'è Berretta da servire e poi i nostri perdono la palla. Fallo commesso da Viviani su Pellegrini. Batte l'Empoli 2-1, si schiudono probabilmente le porte della Serie B anche se mancano ancora giornate alla conclusione. Grande successo biancorosso che ha fatto soffrire i tifosi soltanto negli ultimi 5 minuti, esulta Renzo Olivieri, per lui una doppia soddisfazione.
aver vinto questa partita personale, per l'altro con l'Empoli, è un successo dei tifosi che a Empoli avevano vissuto una giornata amara non solo sul piano del risultato, e ora le maglie dei giocatori vanno a coloro che hanno contribuito in maniera importantissima a questo campionato, e sono gli ultras Vigilantes. Per loro la maglia aveva fatto per un attimo la comparsa anche il grande striscione di Fede Vicentina. Il Vicenza batte l'Empoli per 2-1, i gol di Lopez nel primo tempo, di D'Ignazio nella ripresa. Il gol della speranza per l'Empoli è stato segnato da Perrotti nel finale, è stato un grande successo, e ora ci aspetta a Ravenna una gara importantissima, anche se il Vicenza ora ha 4 punti di vantaggio sull'Empoli. Direi che l'ultima immagine sarebbe per il presidente del Vicenza, che è ancora in mezzo al terreno di gioco. Credo che per Pieraldo Dalle Carbonare e per Renzo Olivieri siano momenti di straordinaria intensità emotiva. Il Vicenza torna al primo posto, torna nel posto utile del campionato di Serie C dopo tante, tante domeniche. Indubbiamente il colore bianco-rosso che ora riappare sulla curva degli ultras è un colore che torna di grande moda. 2-1 il risultato finale. Il Vicenza batte l'Empoli, e ora fra qualche minuto ci sarà un nuovo appuntamento con Rigorosamente Calcio. Grazie della vostra attenzione, la più cordiale. Buonasera.